comincia il corso di disegno. Ecco le nuove regole. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te. Ci siamo ragazzi! È settembre, prepariamoci a ricominciare insieme il corso di disegno live su Facebook. Quindi, innanzitutto, se volete partecipare a un corso di disegno gratuito, free, divertente, in cui si impara davvero, qui sotto vi lascio il link della mia pagina Facebook e del mio profilo Instagram, perché quest'anno servirà anche quello per partecipare al corso di disegno, e iscrivetevi sui miei due profili e così potrete fare il corso di disegno totalmente gratuito, seguito da me. Come funziona il corso di disegno di Arte per te, che oramai è presente online già da 6 anni ed è un gran successo, devo dire? Non si paga nulla per partecipare. Gabriele se ne duole, ma ancora è così. Innanzitutto, come vi dicevo, il corso di Arte per te esiste già da molti anni, quindi ho suddiviso il corso in differenti classi: il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno, e coloro che hanno finito i 4 anni e che vogliono continuare ad allenarsi con noi, che noi chiameremo i senior. Quindi i senior avranno una lezione per loro con dei disegni di difficoltà molto avanzata, durante i quali potranno continuare ad esercitare la mano ed ad applicare le nozioni che hanno imparato nel corso degli anni di Arte per te. Come funziona praticamente? Il giovedì alle 21 io mi affaccio su Facebook, assegno un compito, cioè una foto da rendere disegno. Attribuisco quella foto a una classe piuttosto che all'altra, primo anno, secondo anno, terzo anno, quarto anno. Sulla didascalia della foto metto la tecnica in cui dovete sviluppare il disegno e la data entro cui dovete postare il disegno, sempre sulla mia pagina Facebook. Il disegno sulla pagina Facebook si va andando sulla finestrella delle conversazioni, inserendoli l'immagine e pubblicandola. Dovete pubblicarla col vostro nome e con la dicitura primo anno, secondo anno, a seconda di a che anno apparteniate. Non tutti i giovedì partecipano tutte le classi, perché sennò sarebbe un caos, perché siamo veramente tantissimi. E allora io indicherò che giovedì tot ci sarà il primo anno, giovedì tot il secondo anno, giovedì tot il terzo anno, in modo da fare nell'arco del mese circa 2 appuntamenti per ogni anno, in modo che voi abbiate il tempo di sviluppare il disegno e contestualmente il tempo di allenarvi continuativamente con due bei disegni al mese. Quindi io un giovedì i compiti, il giovedì successivo cosa farò? Correggerò tutti i compiti uno per uno, mettendo tra i commenti quelle che sono le annotazioni da correggere nel vostro compito o le cose di spicco da notare. Quindi condividerò il vostro disegno, che dovete postare esclusivamente sulla pagina Facebook di Arte per te, fondo rosso con pennello bianco obliquo. Quindi ricondividerò il vostro disegno sulla home page. Una volta che voi lo vedrete là, vorrà dire che io l'avrò corretto e l'avrò visionato. Quindi assegnerò il nuovo compito per una data successiva. Nella data successiva voi dovrete postarmi il nuovo compito come cosa principale, quindi come foto principale, e tra i commenti della vostra foto dovrete mettere le correzioni del disegno che vi avevo corretto la settimana precedente. I disegni vanno postati dalla sera del mercoledì precedente fino alle ore 1, alle ore 13 del giovedì successivo. Quindi io alle 13 di giovedì voglio avere tutti i disegni postati sulla pagina Facebook di Arte per te. Se non ci sarete per le 13, quindi sto molto anticipando, alle 13 non potete partecipare al corso. Se me lo posterete alle 13.05, alle 13.10, alle 13.15, alle 13.01, non correggerò il compito, né lo condividerò. Questa è una regola di disciplina essenziale per il buon funzionamento del corso e perché tutti coloro che partecipino abbiano ben convogliate le mie energie sul corso e che il corso non diventi un caos e sia comunque un mondo ben ordinato e ben organizzato. Quindi non prendetevela a male, è un qualcosa che è soprattutto per voi. Entro le 13 del giovedì indicato in didascalia voi dovrete postare il vostro compito. Cominceremo, udite udite,
giovedì 27 settembre. Il 27 settembre tutti attivi alle 21 sulla pagina Facebook di Arte per Te. Contestualmente io pubblicherò un post anche su Instagram in cui convoglierò la vostra attenzione sulla pagina Facebook di Arte per Te. Cosa succederà? Io scriverò: buonasera, benvenuti a tutti e benvenuti al nuovo corso di Arte per Te. Chi l'anno scorso faceva parte del primo anno automaticamente passa al secondo, chi faceva parte del secondo automaticamente passa al terzo, chi faceva parte del terzo automaticamente passa al quarto, chi faceva parte del quarto automaticamente passa tra i senior. Vi prego, non miscelatevi, se cominciate un anno continuate quello, che io formo le classi in maniera studiata e non casuale, in modo che l'andamento possa essere utile per tutti voi e che dalla comparazione dei vostri disegni ne nasca una didattica costruttiva per la vostra tecnica. Quindi state lì dove vi metto io. Il primo anno, quest'anno dovrò apportare delle regole molto restrittive per il primo anno, perché l'anno scorso eravamo più di 100 ed è una cosa che non ha senso, perché non riesco a seguirvi tutti e quindi si abbassa la qualità del corso. Non voglio assolutamente che succeda questo. Ma esperienza insegna, quindi quest'anno faremo qualcosa di molto molto diverso. Giovedì 27 io scriverò il post di benvenuto al nuovo corso di disegno, dopodiché scriverò un post con su scritto: primo anno, tutti quelli presenti cominceranno a lasciare commenti con il proprio nome e cognome. Concetta Aiello, Nicoletta Vascello, Ciccina Muriello, e mettete tutti i nomi là. I primi 40 nel mio ordine di apparizione nella home page faranno parte del corso di disegno, tutti gli altri rimarranno in lista d'attesa. Cosa significa? Aspettate, io prenderò i nomi, farò lo screenshot di quella pagina, quindi avrò ben presente la lista delle persone che vogliono partecipare al corso. Il primo anno comincerà il corso, quindi i primi 40 cominceranno il corso e se porteranno avanti i disegni continueranno a far parte del corso, ma al terzo disegno consecutivamente non svolto, quindi salto il primo, salto il secondo, salto il terzo, automaticamente venite depennati dal corso del disegno e fate spazio alla persona che in graduatoria nominativa era la 41esima. Quindi se Concetta Aiello non mi fa per 3 volte di seguito il disegno, Concetta Aiello non fa più parte del corso, può continuare come auditrice, quindi può continuare a fare disegni senza però la mia correzione, giusto per allenarsi lei e per trarre spunto dai disegni della classe che comunque va avanti, ma non farà più parte del corso e lascerà il posto libero alla persona che era lì in graduatoria, che avvertirò io stessa di essere di nuovo in ballo per il nostro corso di disegno. Questo cosa significa? Che quest'anno avrò un registro delle presenze e avrò un registro delle presenze per tutti gli anni, perché man mano 3 disegni non svolti andranno a depennare la vostra presenza dal corso di disegno per lasciare maggiore spazio e maggiore qualità alle persone che invece hanno voglia, tempo e modo di fare il corso. Detto ciò, si può continuare a seguire il corso anche da auditori, come si fa all'università quando non si è iscritti, no? Voi fate il disegno, lo postate comunque, io se avrò tempo, quindi se quel pomeriggio mi avanza tempo per correggervi tutti, correggerò anche i vostri compiti. Se non avrò tempo, non dovete neanche chiedermelo. Se non lo correggo, vuol dire che non ho avuto tempo e di conseguenza io non correggerò il vostro compito. Mi raccomando, mettete sempre l'anno di appartenenza. Quindi, Concetta Aiello, primo anno, Simonetta Rosella, secondo anno, Ciccina Pucci, terzo anno, Ileana Cicchetti, quarto anno, effettivamente lei è senior, Lucia Scaturro, vabbè, senior, e auditori, mettete anche auditore, in modo che io so chi devo correggere prima e chi devo correggere dopo. Non fate i furbi, perché se mi accorgo vi banno per una questione di correttezza. Spero che sia tutto chiaro.
Il corso è gratuito. Il corso è ogni giovedì sera alle 21 sulla pagina Facebook di Arte per Te, con rimandi sul mio profilo Instagram. Trovate i link qua sotto, quindi iscrivetevi ai due profili, ed è necessario essere iscritti. Se non siete iscritti a Instagram e non siete iscritti a Facebook, non potete partecipare. Chiuso, punto, non mi chiedete. Potete a tutt'al più, se avete un figlio iscritto a Instagram e un figlio iscritto a Facebook, appoggiarvi al loro profilo, ma io non posso andarvi a cercare in giro per il web. Secondo, i disegni corretti saranno soltanto quelli postati sulla pagina di Arte per Te, non nella mail di Arte per Te, non nei direct di Instagram, non nella mail privata di Arte per Te, solo quelli postati in maniera pubblica sulla pagina Facebook di Arte per Te. Giovedì sera alle 21 dovete essere lì presenti. Ci saranno dei giorni in cui farò una diretta o su Instagram o su Facebook, a seconda di dove mi viene più comodo, e ci saranno anche dei giorni in cui farò o una diretta per spiegarvi le cose su Instagram o su YouTube, a seconda della connessione, perché certe volte è più forte da una parte, certe volte è più forte dall'altra. E altra cosa che vi devo dire: altre lezioni invece saranno solamente di correzione online su Facebook. Quindi statevi a quarti, sempre presenti, mi raccomando, leggete sempre le didascalie dei compiti che lascio, lì c'è scritto tutto: tecnica che dovete usare, supporto che dovete usare, orario di consegna che quest'anno viene anticipato alle 13 del giovedì, potete postare dal giorno prima, quindi dal mercoledì, avete tutto il mercoledì per postare, e il giovedì fino alle 13, non più tardi delle 13, se no siete fuori. Primo anno, comincerete i primi 40 che sotto il mio post primo anno scriveranno il nome e cognome. Dopodiché, se per 3 volte di seguito non parteciperete al corso di disegno, verrete depennati. Questo depennamento alla terza defiance succederà anche per il secondo, per il terzo e per il quarto, non per i senior, perché loro già il corso lo hanno ultimato, quindi loro si sa che andranno in maniera più sporadica. Voi invece dovete essere presenti, se no non ha senso portare avanti un corso con un giorno presenti 100 persone e la settimana dopo presenti 3 persone. Spero di avervi spiegato tutto per quanto concerne il corso di Arte per Te. Adesso vi dico anche il materiale che serve. Per il primo anno, foglio d'album liscio, foglio d'album ruvido, matite della gamma B, quindi HB, fino alla 8B, gomma pane, gomma da cancellare normale, tempera matite e sfumini. Materiale per il secondo anno, quello che ha il primo, più cartoncini colorati, tra cui anche il nero. Potete usare le matite colorate, vi consiglio quelle acquerellabili. Qua sotto nell'info box vi metto i materiali consigliati per facilità di performance e per bontà di performance, poi voi usate quello che vi pare, ma io vi suggerisco quello che vi metto qua sotto. Quindi il secondo anno aggiunge in più le matite colorate, che vi consiglio di comprare acquerellabili. Quindi il secondo anno, avendo matite acquerellabili, aggiungerà anche un blocco di carta per acquerelli. Il terzo anno aggiungerà al materiale del secondo anno, quindi blocco di carta per acquerelli, matite colorate acquerellabili, matite della gamma B, gomme, gommine, quello che e quant'altro, aggiungerà anche i pastelli che possono essere in forma di pastello semplice o in forma di carboncino a matita, tipo i carbotello per intenderci. Il quarto anno, idem come il terzo, potrà utilizzare quello che vorrà. Più liberamente potrà anche oscillare da una tecnica all'altra, e potreste in caso aggiungere anche le penne. Dal terzo anno in poi una penna in gel bianca io la acquisterei. Quindi questo è anche il materiale per i corsi, come vedete non è nulla di trascendentale, per il resto a voi, ci penso io. Quindi vi aspetto tutti il 27 settembre, tutti gli anni, alle 21 sulla pagina Facebook di Arte per Te e su Instagram, i link li trovate qua sotto, venite, e soprattutto dovete essere iscritti anche al canale, perché farò le dirette anche qui. Le dirette quest'anno andranno su Instagram e qui, mentre il corso su Facebook, in modo che tutti i social
social possano avere una partecipazione attiva al corso ed essere utilizzati in differenti momenti di opportunità, più sia l'uno che l'altro. Basta, non ho più nulla da dirvi. Vi aspetto tutti, numerosi e volenterosi. Buon inizio, buon rinizio per chi è già con me da tempo del corso di disegno. Ci vediamo prestissimo. Da Umbretta ed Arte per te è tutto. Ciao!